Sotto le bombe 5.000 anni di civiltà, la guerra in Siria uccide vite umane e le loro radici. La vittima dimenticata nel conflitto siriano è anche il patrimonio culturale immenso. Un cortometraggio con la musica di Ennio Morricone rende visibile la devastazione dell'arte siriana. Con l'appoggio dell'UNESCO è partita infatti una mobilitazione internazionale che coinvolge anche l'Italia, che ha dato il via ad una campagna per la salvezza di siti archeologici, moschee, chiese, città antiche tra le più importanti del mondo. Dalla Siria vengono papi di Roma, imperatori romani, è una civiltà che parla al mondo intero e la sua distruzione dovrebbe parlare al mondo intero. Quando vengono ridotte in briciole alcune tra le realtà più importanti della storia, della civiltà dell'umanità, non rimarranno più. Contrastare il traffico illecito, i saccheggi, i vandalismi, tanti luoghi iscritti nella lista UNESCO definiti beni in pericolo, come la vecchia Aleppo, Damasco, Palmira e le città del nord. Un paese con un patrimonio che è stato culla della nostra civiltà, dove in alcuni luoghi si parla ancora la lingua di Gesù, l'aramaico, lo sa bene l'italiano che ha scoperto ella. La Siria è un paese di straordinaria importanza culturale per le origini stesse della civiltà. I primi fenomeni di villaggi e di addomesticamento delle piante e degli animali. E il primo alfabeto della storia sono le grandi conquiste della Siria. Tra gli obiettivi quello di formare personale di sorveglianza e sostenere con un premio tutti quei siriani che ogni giorno si impegnano a proteggere i siti nonostante il conflitto. L'arte e la millenaria storia di questi luoghi appartengono al mondo intero e il rischio di perdere irrimediabilmente tutto sta diventando troppo alto per restare a guardare.